Gianfranco Iannuzzo torna nella sua Agrigento con uno spettacolo che si terrà questa sera alla Baia di Ulisse. Eccolo qui il manifesto. Al centro dello show, la tua, la nostra Agrigento Girgenti tra pregi e difetti. Sì, io litigo sempre con i miei amici perché io vedo solo pregi. Forse perché ho il privilegio di venire, vengo costantemente, come sai, sono sempre presente o nelle stagioni teatrali o comunque per le mie vacanze, quindi ogni anno sono qua. E la città io la trovo migliorata. L'altro giorno sono andato, io sono appassionato di fotografia da tanto tempo, sono andato a rivisitare i vecchi luoghi, Santa Maria dei Greci, che era la casa di mio padre. Ho trovato quei quartieri meravigliosi, con lo stesso fascino intatto che avevano negli anni 70, 80, quando io avevo questa passione che mi è ritornata per la fotografia e per fotografare questi luoghi meravigliosi nostri. I girgentani ne lamentiamo sempre, ci diamo sempre la zappa sui piedi, però in realtà non avremmo motivo di lamentarci. Ci sono intelligenze bellissime, imprenditori come adesso voglio ringraziare personalmente e pubblicamente Nino Messina perché avrei fortemente voluto questo spettacolo, la famiglia Messina in generale. C'è una formula con la cena e lo spettacolo. So già che ci saranno tantissimi amici, viene amici da Palermo, da Catania, da Cammarata, io sono cittadino anche onorario di Cammarata, ma sono soprattutto orgoglioso di essere girgentano e agrigentino e quindi ringrazio fin d'ora tutti gli spettatori che vorranno venire, vengono a vedere anche un posto meraviglioso perché questo è veramente curato nei minimi particolari ed è un punto d'orgoglio avere un teatro all'interno di una struttura. Sai che in tempi in cui i teatri diventano supermercati o garage, avere un posto che invece pensa a un luogo di aggregazione meraviglioso per definizione qual è il teatro, tra l'altro fatto in tufo arenario come ci hanno insegnato i nostri padri greci. Ma vi saranno anche molti turisti. Sì. E allora che Agrigento racconterai ai forestieri? Ma l'Agrigento come metafora di un posto, la Sicilia, un posto incantato che tutti avrebbero voluto conquistare e nessuno ci è mai riuscito. Siamo sempre riusciti a mantenere una fortissima identità di popolo, gli agrigentini in particolare e i siciliani in generale, mantenendo tutte le nostre tradizioni, che sono tradizioni e storia ricchissima di tutte queste culture di cui abbiamo preso il meglio. Non abbiamo preso soltanto il meglio da strutture o vestigia o monumenti o chiese, abbiamo preso il meglio dalle culture, il nostro dialetto è ricchissimo di grecismi, francesismi, arabo, cioè sciascia vuol dire velo del capo, azzotta d'acqua, umustazzo e francisi, ma sono cose di uso comune che conosciamo nel nostro DNA, ma che poi ci scordiamo che siamo ricchi di tante cose, anche di storia, di cultura vera. La cultura vera è la cultura del popolo, la cultura. E di queste cose parlo, di questo orgoglio che abbiamo ogni tanto il dovere di ricordarci quanto sia importante essere orgogliosi di essere nati in un posto come questo. Io ho parlato sempre dell'orgoglio che ciascuno di noi ha per la propria città, quale che essa sia. Quindi io facevo uno spettacolo che si chiamava Girgenti, amore mio, ed ero preoccupato, dici, ma qui ci parlo di San Galò, ci parlo di San Galò, anche quello è un emblema. La dice lunga su cosa siamo gli agrigentini, non sappiamo cosa sia il razzismo. Ne parlo di San Calò, vengono i ragazzi di Tammura di Girgenti con il Biagio Licata, verrà là i fratelli Casesa con i portatori di San Calò. Insomma, sono tutte le cose che ogni tanto ci scordiamo, ma che abbiamo il dovere ogni tanto di ricordarci quanto siano belle e quanto dobbiamo essere orgogliosi di essere nati in questo posto baciato da Dio. Senti Gianfranco, se tu fossi il sindaco di Agrigento, cosa faresti per rilanciare la città, soprattutto dal punto di vista turistico? Io intanto avrei chiamato, come ha fatto Lillo, e lo ringrazio di questo, il centro storico Girgenti, così come era doveroso che fosse, perché quello era, si chiamava Girgenti ancora prima che il fascismo poi togliesse la parola Girgenti alla nostra città, il cui nome è quello, si chiamava Kerkent, poi Akragas, ma Girgenti lo è stata per tantissimi anni. Quindi valorizzerei, come sta facendo lui in realtà, perché questo è un primo segno indicativo, valorizzerei quel centro storico, perché da lì si deve partire intanto per mantenerlo e fare in modo che non succedano altri disastri come il Palazzo Lo Iacono, eccetera. Quindi mantenerlo, tenerlo, essere molto vigili e rivitalizzarlo, fare in modo che queste case vengano vissute, comprate, acquistate dai giovani. C'è un polo universitario importantissimo. Valorizziamolo in questo senso, potrebbe essere un volano straordinario per questa nostra città.